È tutto pronto a San Damiano d'Asti per la Fiera Storica del Cappone. L'inaugurazione è prevista per sabato prossimo alle ore 15 per 3 giorni di celebrazioni per questo animale che andrà ad arricchire le tavole delle festività natalizie. L'Associazione di Tutela del Cappone San Damiano ed il Comune, con la collaborazione del GAL Monferrato Astigiano, hanno predisposto tutta una serie di eventi. Con noi abbiamo Giorgio Rabbione, che è il presidente dell'antica fiera del Cappone di San Damiano d'Asti. Illustriamo questo programma, quando si parte e cosa ci sarà? Si parte il 7 di dicembre con un programma che porterà quest'anno in il mercatino tradizionale dei prodotti del territorio, con l'allestimento di una fiera del Cappone specifica in Piazza Libertà e la vendita del Cappone medesimo. Nel frattempo ci sarà anche un pulmino che a cura dell'associazione dei produttori autogestito porterà chi lo desidera a visitare gli allevamenti del territorio. Sabato ci sarà questo concerto del mezzo soprano Maria Rabbione, dopodiché domenica avremo, oltre al proseguimento della fiera, il convegno condotto da Paolo Massobrio, che già storicamente è conduttore del convegno San Damiano, e lunedì avremo la partecipazione sempre della popolazione al famoso brodo di Cappone offerto in Piazza Libertà per tutti. Fiera antichissima, fiera del risale al 1900, una grande fiera del nostro territorio, come sono i nostri prodotti del territorio. Ricordiamo che oltre al Cappone, e qua veramente devo ringraziare gli allevatori del Cappone, che senza di loro non potevamo veramente avere questo prodotto di eccellenza. Perché questo Cappone è così buono, è così importante per San Damiano? Questo Cappone noi ci abbiamo subito creduto, abbiamo sempre creduto su questo prodotto, perché è un prodotto di nicchia, un prodotto allevato ancora col sistema di una volta, con allevato a terra, con un rigoroso disciplinare, con prodotti solo prodotti dagli allevatori, e quindi ci abbiamo creduto, l'abbiamo sempre sostenuto e continuiamo ancora tuttora a sostenerlo con un contributo in più, oltre alla manifestazione che si fa alla fiera, quant'altro, un contributo in più dato proprio agli allevatori che continuino appunto ad allevare questo Cappone per le feste natalizie.